Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Questa piccola scatolina è una saldatrice. Allora, me l'ha mandata il sito Banggood, è una saldatrice della Top Shack che dichiara un amperaggio da 20 A fino a 250 A. Quando me l'hanno proposta io mi sono entusiasmato perché le saldatrici mi piacciono, quindi ho detto subito di sì. Però poi guardandola bene ho pensato, e se non funziona bene, siamo punti da capo. Devo contattare il venditore, devo dirgli che non voglio recensirla, eccetera, eccetera. Invece, provandola, ho visto che la saldatrice funziona. Ho i miei dubbi per quanto riguarda qualcosa, quindi per esempio la durata nel tempo e tanto altro, perché questa saldatrice costa circa 50 euro. Lo so, dovrei approfondire prima il prezzo, ma vi lascerò una schermata, comunque il link giù sicuramente nel primo commento nella descrizione per vedere il prezzo esatto. Comunque siamo circa 50 euro e per ora ci dovrebbe essere pure qualche offerta, mi pare che sia addirittura 30 euro. E per una saldatrice che arriva a 250 A mi sembrava una follia, quindi ho deciso di provarla, già ho fatto diverse saldature. Ed è la prima volta che faccio prima le riprese della saldatura e dopo l'introduzione, perché ho voluto testarla per bene e capire se funziona o no. E funziona. Quanto durerà nel tempo? Non lo so. Quindi vi anticipo già da ora che è una saldatrice che secondo me è indicata a chi vuole imparare a saldare senza spendere tantissimo. Investe una cifra ridicola e fa le sue prove perché comunque riesce a saldare addirittura con 20 A, mi ha consentito di saldare. Non so come facciano. Ho ipotizzato pure che il display in realtà non mostri l'amperaggio corretto, non so quale sistema utilizzino, però per riuscire a saldare a 20 A, possibilmente in realtà sono di più, per arrivare a 250 A probabilmente saranno di meno. Questo non lo so, non me lo posso dire, non ho modo di verificarlo, non ho gli strumenti adatti per verificare che sia corretto ciò che dichiarano. Però è riuscita comunque anche impostando sul display 250 A a regalarmi dei cordoni di saldatura che adesso vi farò vedere. Tra l'altro dichiara un duty cycle del 100% a 140 A e del 50% a 250 A. Un po' ottimista e se fosse vero sarebbe un miracolo davvero che una saldatrice così piccola possa avere tutta questa potenza e che possa durare nel tempo. Quindi ripeto, lo so, è un'introduzione molto lunga, però ci tengo a specificare queste cose perché vi devo parlare di un prodotto che probabilmente potrete comprare. È giusto che io vi dica tutto. Quindi, questa saldatrice, secondo me, può durare nel tempo, tanto tempo a chi ogni tanto ha bisogno di saldare qualcosa, di sistemare qualche piccola saldatura e spendendo poco può fare un investimento appunto che gli permette di risparmiare qualcosa. E se ovviamente utilizzata da un professionista, potrebbe ovviamente cedere in poco tempo. Però fatto sta che permette di saldare davvero, riesce a permettere a chi vuole imparare a fare delle saldature di riuscire a ottenere dei buoni risultati. Quindi adesso guardiamo i cordoni che ho ottenuto, guardiamo il comportamento della saldatrice, guardiamola da vicino nei dettagli e poi ci vedremo per le conclusioni finali. Iniziamo. Viene venduta all'interno di questa scatola in cartone. Il modello è ZX7250, riferito al numero di ampere massimo raggiungibile, comunque dichiarati. All'interno troviamo la saldatrice e poi degli accessori che ci servono a poter creare i cavi per la torcia e per la pinza. Quindi viene data senza la torcia portaelettrodo e senza la pinza di massa. Io utilizzerò ovviamente quello che già possiedo. E la testeremo subito facendo delle saldature sul mio mini banchetto di saldatura proporzionato alla mini saldatrice. Allora, esteticamente sembra fatta bene. Sulla parte sinistra c'è il logo, ci sono alcune informazioni riguardanti la sicurezza ed un'impugnatura. Sulla parte frontale abbiamo questo potenziometro che ci serve a regolare l'amperaggio, un display su cui apparirà appunto l'amperaggio impostato e poi le connessioni per la torcia e per la pinza della massa. Sulla parte posteriore c'è la griglia per la ventola con questo design ad alveare e il tasto di accensione e spegnimento. Il cavo di alimentazione non è molto grosso, però dovrebbe essere adeguato. Arriva senza spina, quindi dovete provvedere voi a fare il collegamento. Quindi l'accendo per metterla alla prova. Vediamo anche che rumore emette e vediamo il display. Sulla parte frontale quindi abbiamo il display con gli ampere. La regolazione non è molto precisa, come vedete basta muoverlo leggermente, veramente di pochissimo, e l'amperaggio varia di un bel po'. Comunque, adesso faremo alcune prove.
l'amperaggio massimo indicato è 250, il minimo 21. La spengo, preparo un po' di metallo. Come vedete, quando si spegne rimane accesa ancora qualche secondo per continuare a raffreddarsi. Poi ci sono pure queste fessure per poter mettere una cinghia per il trasporto, ma con queste dimensioni lo ritengo superfluo. E allora ragazzi, da questa saldatrice io non mi aspetto assolutamente miracoli, quindi più che altro voglio vedere come si comporta e quanto tempo impiega per poter far partire l'arco di saldatura, eccetera. Quindi la accendo, la imposterò a 75 A. Questo è un elettrodo da 2 mm e vediamo come si comporta. Intanto è impostato a 21 A e l'arco parte subito. Allora proviamo direttamente così, 21 A. Vediamo cosa riesce a fare. È difficile, però devo riuscire. Io non so se è un pregio o un difetto. 21 A, sono riuscito a fare un micro cordoncino di saldatura. Allora cerco di fermare meglio questo pezzo di metallo. Allora aumento l'amperaggio, lo mettiamo a 62 e vediamo la differenza. A questo punto facciamo delle prove con diversi tipi di amperaggio. Riesce a saldare come si spiega. Non mi aspettavo nulla. Proviamo a 75 A, vediamo, dai. Ok, dai, riesce a saldare. E allora cambiamo elettrodo e mettiamone uno più grande, mettiamo un elettrodo da 2,5 mm. Vediamo se con questi riesce a lavorare allo stesso modo. Magari questa volta mettiamo anche il vetrino davanti all'obiettivo, così vediamo pure l'arco di saldatura. Proviamo con 90 A, non lo vedete, ma per regolarlo al 90 A mi sta facendo disperare un poco. Vabbè dai, 91 A. Provo a continuare il portone di saldatura successivo a quello che ho appena fatto. Miracoli made in Cina. Riuscito a fare un cordone di saldatura a 90 A, ragazzi. Allora, io non so però se è vero che arrivi a 250 A e purtroppo non ho modo di dimostrarvelo perché non sono attrezzato per questi amperaggi. Quindi proverò a fare un cordone di saldatura su questo pezzo di metallo che avrà uno spessore di almeno 8 mm. Ok, dai, vediamo così come mi riesce. Allora lo imposto a 200 A, vediamo come va, sperando che non salti la corrente.
Ok, cordone fatto a 200 ampere senza vetrino davanti. Adesso metto il vetrino e vediamo la differenza. Prima però voglio togliere questa scoria che già si sta sollevando in parte per vedere com'è venuta. Ok, perché sicuramente facendo un altro cordone di saldatura questo verrà alterato, quindi ve lo faccio vedere già da ora. Cordone a 200 ampere, avete sentito che ogni tanto staccava, come staccava anche sulla recensione della Weldinger, per colpa mia, perché saldo in piedi con le braccia allungate, non vedo quanto mi avvicino e quanto mi allontano dal metallo, e quindi questo va a influire poi ovviamente sulla stabilità dell'arco di saldatura. Però quello che conta è che riesca a fare dei buoni cordoni di saldatura, quindi mettiamo il vetrino davanti e vediamo come va a 200 ampere. No ragazzi, mi sono appena reso conto che si è staccata la registrazione, quindi devo fare di nuovo un cordone di saldatura. Questa volta però facciamolo a 250 ampere al massimo, vediamo come si comporta, vediamo cosa riesce a regalarci. Però dobbiamo guardare solamente l'arco di saldatura, perché questo pezzo ormai è malandato, pieno di vecchie prove di saldatura, quindi sicuramente non otterrò un bel cordone. Però con un elettrodo da 2,5 mm, perché per adesso non ho elettrodi più grandi, vediamo come si comporta la saldatrice. Eventualmente man mano vado regolando un pochettino l'amperaggio in modo da adeguarla, visto comunque che è un esperimento e visto che l'elettrodo non si presta proprio al massimo. La mettiamo a 250 ampere, metto il vetrino e iniziamo con questo cordone. Allora, 250 ampere si comporta in modo anomalo. Adesso l'abbasso, la metto a 230 e proseguiamo. Ok, dai, alla fine diciamo che è riuscita a darmi questo cordone di saldatura così lungo, la spengo, però a 250 aveva qualcosa che non andava. Io non sono sicuro che siano davvero 250 come dichiarato e non ho neanche modo di dimostrarvelo. Dov'è finita? Ah, ok, diamo un paio di martellate, guardiamo il cordone e poi le guardiamo tutte. Allora, la scoria si rimuove con molta facilità. Infatti a 250 ampere è strana. Va bene. Allora, guardiamo tutto quello che sono riuscito a ottenere con questa saldatrice, questo piccolo giocattolo che entra in una mano. E allora, partiamo dal primo cordone eseguito a 20 ampere. È un cordone molto alto con pochissima penetrazione, ovviamente è un cordone che eventualmente andrebbe fatto su un metallo molto sottile, questo è un metallo da 3,5 mm, comunque ha retto perfettamente, mi ha consentito di mantenere l'arco costante, anche se per innescarlo non è stato facilissimo, però alla fine la macchina è riuscita a saldare 20 ampere. Questo invece è il cordone successivo, mi pare fossimo attorno a 70 ampere. E poi abbiamo aumentato gradualmente fino ad arrivare a 100 ampere. Con il penultimo cordone da 90 ampere, mi sembra, è andata bene. Mi ha dato un cordone che, sempre per le mie capacità, per come saldo io, mi sembra riuscito in modo discreto. Nella parte finale non è andata bene, ma per colpa mia, perché purtroppo quando sto in piedi, come vedete, ogni tanto faccio staccare l'arco.
Mi è successo anche con la saldatrice della Weldinger, perché sono messo male per via dell'inquadratura. Devo trovare un modo migliore per poter fare le recensioni. E questo è appunto l'ultimo. Anche in questo caso ci sono dei punti in cui staccavo e riattaccavo, però la saldatrice è riuscita a farli perfettamente. Questi cordoni invece realizzati a 200 A, quello sulla destra è il primo senza vetrino e quest'altro invece quello con il vetrino davanti. Sembrano riusciti molto bene. Eventuali difetti sono ovviamente dovuti all'esecutore, ma mi sembra comunque che i cordoni siano andati bene. Guardiamo quello da 250 A. Quello non mi è piaciuto affatto. E questo a 230, con un elettrodo da 2,5 mm. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa piccola saldatrice? Top Shack modello ZX7 250 mini, ma davvero mini, perché è più piccola della torcia porta elettrodo. La miniatura di una saldatrice. Allora, funziona nel senso che riesce comunque a saldare. C'è qualcosa forse che non quadra benissimo per quanto riguarda l'amperaggio, però per il prezzo sicuramente, se state cercando la vostra prima saldatrice, avete intenzione di spendere pochissimo perché possibilmente la utilizzerete poco, e allora potrebbe andare bene. Sicuramente non aspettatevi le prestazioni e le durate di saldatrici di qualità superiore, come potrebbe essere ad esempio una Weldinger o tante altre saldatrici. Parlo di Weldinger perché ne ho testate tante e so che la qualità è alta. Questa riesce a permetterci di saldare, riesce a regalarci dei buoni cordoni di saldatura. Ci sarà un pochettino da smanettare con l'amperaggio, perché comunque la precisione non è proprio il massimo durante la regolazione. Sulle saldatrici di buona qualità si sposta veramente in modo millimetrico a perfezione di 1 A per volta. Possiamo regolarla a 150, 151, eccetera. Questa invece ci fa smanettare un pochettino e probabilmente nel tempo potrebbe anche perdere precisione. Questi sono solamente alcuni esempi, ma per il prezzo che ha, per le prestazioni che ha, può andare bene. Può essere un investimento che può fare chi è alla ricerca di una prima saldatrice, o chi anche da professionista ha bisogno di una saldatrice da buttare nel furgone, dimenticarsela finché non serve, magari proprio per fare qualche manutenzione, qualche intervento all'improvviso. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!